Venerdì 9 agosto, in primo piano nel TG News, la cronaca. All'apparenza erano semplici venditori abusivi di calzini, ma in realtà dietro a questa attività si celava una pericolosa organizzazione criminale dedita all'estorsione che operava negli autogrill di San Zenone, Lodi, Somalia e Fiorenzuola. Le vittime erano proprio i clienti delle stazioni di servizio, costretti da questi individui, tutti pluripregiudicati di origine campana, ad acquistare calzini a prezzi esorbitanti, una redditizia attività criminale iniziata già nel 2013. I componenti della gang, grazie a questa attività, guadagnavano anche 200-300 euro al giorno a testa. Grazie tuttavia alle indagini avviate dalla Polizia Stradale di Guardamiglio e della Polizia Giudiziaria, nei giorni scorsi sono stati arrestati 12 individui con l'accusa di estorsione, danneggiamento, riciclaggio e lesioni. A proposito di cronaca, ieri intorno alle 20:30 un giovane 21enne piacentino è stato arrestato dai carabinieri di Agazzano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno fermato mentre era al volante in località Croara di Gazzola. I militari hanno deciso di perquisire il mezzo, trovando nascosti in vari scomparti 60 grammi di marijuana. Nel portafogli il giovane aveva 1000 euro, probabile provento di spaccio. Cambiamo argomento: in 2 giorni sono 80 le domande già presentate al comune di Piacenza per il concorso che porterà all'assunzione di 29 impiegati amministrativi. Il comune si aspetta migliaia di candidati che raggiungeranno Piacenza da tutta Italia per il prezioso posto di lavoro. Il maxi concorso pubblico si è reso necessario per far fronte al turnover di pensionamenti. Chiudiamo con lo sport. Fiorenzuola e Vigor Carpaneto sono state inserite nel girone D di Serie D. Per quanto riguarda naturalmente il calcio, questo è il responso atteso oggi dalla Lega Nazionale Dilettanti, che ha dunque catapultato le due piacentine nella raggruppamento che prevede le big Mantova, Crema e Franciacorta. Niente più trasferte toscane per le due formazioni di casa nostra. Con tutta probabilità lunedì prossimo saranno formulati anche i calendari. I dettagli con i gironi sul nostro sito liberta.it. Questa è la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento è con il TGL alle 19:30. Buon pomeriggio.